Ciao a tutti da Sardokan, capo della Gilda Led Zeppelin. Oh, beccatevi il mio uccello. E no, oggi non parleremo di uccelli, ma di percettori. In questo video vi esporrò tutte le regole da rispettare nell'uso dei percettori. Come già vi sarete accorti, ho dato il potere a tutti i giocatori della Gilda sin dal primo giorno di usare i percettori, cioè di evocarli e di raccoglierli. Ho dato solo il potere di raccogliere il proprio percettore. L'unico giocatore che può raccogliere i personaggi, i percettori evocati da altri sono io, ma lo farò solo in casi estremamente necessari. Quindi voi potete evocare sì i percettori, ma ritirare solo i percettori che appunto avete evocato voi stessi. La prima regola da rispettare è questa: per favore cercate di evocare solo un percettore per giocatore per volta. Facciamo un esempio: se il giocatore Simone, che possiede ad esempio un sacrido nella nostra gilda, e gli viene in mente di evocare un percettore in una determinata mappa, non può contemporaneamente evocare con quel personaggio un percettore in un'altra mappa, quindi non può avere due percettori, tre percettori e così via online contemporaneamente. Questo ovviamente per permettere anche agli altri giocatori di evocare percettori, perché al momento abbiamo solo 5 percettori disponibili da evocare nella gilda. In futuro ovviamente aumenteranno, ma finché non saranno tantissimi cercate di moderarvi. Questa regola ovviamente cercherò di rispettarla io stesso. Badate bene, mi riferisco ai giocatori che possiedono molti account, cioè che hanno più di un personaggio nella nostra gilda e che quindi hanno su più personaggi il potere di evocare percettori. Non abusate del multi account, cioè la regola vale per i giocatori, cioè non evocate più di un percettore per giocatore e non per personaggio, non fate i furbi. Altra regola molto importante è questa, che più che regola è un consiglio: cercate di ritirare i vostri percettori prima possibile, perché capita specialmente di notte che ci siano nerd in agguato che aggrano i percettori convinti che non ci sia nessuno a difenderli, e il 99% delle volte hanno ragione, perché di notte almeno nella nostra gilda non gioca praticamente nessuno. Quindi cercate di ritirare i percettori prima possibile, quando pensate che questi abbiano droppato il tanto giusto da contentare le vostre esigenze. Un'altra regola molto ovvia è questa invece: non spiate mai ai vostri amici appartenenti ad altre gilde la posizione dei nostri percettori. Questo ovviamente sarà considerato altro tradimento. Non potete dire ai vostri amici: ehi guarda, abbiamo ad esempio un percettore nell'ultima sala del dongione ossidianta, ad esempio aggralo perché tanto ci sono solo io online in questo momento. Se verrete scoperti facendo qualcosa del genere, verrete sicuramente bannati a vita. Con questo è tutto, passo ai saluti. Sì, un vostro compagno di gilda mi ha chiesto di salutarlo, si chiama Noise di Mass, ci teneva tanto, eccolo qua. Anzi no, scusate, è questo qui. Ciao, spero che grazie a questo video diventerai famosissimo. Sicuramente grazie a questo video troverai la ragazza, troverai un lavoro, sarai proprio una vera star. Ciao a tutti ragazzi, ricordo ovviamente di guardarvi tutti gli altri video di questo canale, e in particolare i video dedicati agli eventi, che sono sicuro vi interesseranno moltissimo, specialmente per quanto riguarda la parte dedicata ai premi. Ciao a tutti ragazzi.